Buonasera a tutti, amici di Belli Capelli, e benvenuti a questo nuovo appuntamento con il nostro live Instagram. Oggi abbiamo il piacere di avere con noi il dottor Resul Yaman, uno dei chirurghi internazionali turchi più famosi ed esperti nell'autotrapianto di capelli. Welcome everybody. Today we have the opportunity to have with us Dr. Resul Yaman, one of the most famous Turkish doctor for a transplantation. L'intervista di oggi sarà in inglese, ma fornirò a tutti una traduzione in italiano delle risposte del dottore. So, today the interview will be in English, but I will provide a translation to all our viewers. So let's wait a few seconds so everybody can join us. Un saluto a tutti coloro che ci stanno seguendo. Oggi l'intervista è con il dottor Resul Yaman. L'intervista sarà in inglese, ma fornirò a tutti una traduzione delle risposte date dal dottore. Quindi attendiamo ancora qualche secondo. Il dottore dovrebbe arrivare e possiamo iniziare la nostra intervista. Ok, dovremmo esserci quasi. Okay, doctor, can you hear me? Yeah, I can hear. Perfect, we can start. Okay. Okay, so the first question is, we know that the situation with the COVID-19 creates serious problems for traveling, for doctors, for a transplantation clinics. So I would like to know which protocols have you adopted to deal with the emergency and to ensure patient safety? Yeah. Firstly, thank you very much for this interview. You're As you welcome. know, all the world is experiencing the COVID-19 pandemic. But after the reduction in the spread and efficiency of the virus, we have decided to reopen our clinic. We have taken many precautions to protect our patients and our staff members. First of all, we make a general examination of our patient and they take and take their temperature as soon as they arrive to our clinic. Then we make respiratory system and throat examination. In addition to our regular blood test, we apply COVID-19 test and check our staff member with regular screening. For suspicious case or if it's necessary, we do lung computer lung tomography in our CT unit. The patient who cannot undergo this medical screening are not exempt to our clinic. Although our hospital and operation rooms, in accordance with regulation and sterilization system, sterilization rules, we have taken more precaution of sterilization because of COVID-19 pandemic. Moreover, we have ultraviolet system. All of the operation rooms and is on all night to make sterilization of all surfaces. Perfect. Okay, I'm gonna translate it in Italian for our viewers. Okay. Ok, ho chiesto al dottore, visto la situazione del Covid-19 e sappiamo tutti che ha creato delle serie difficoltà sia per i viaggi sia per i trapianti di capelli, quali protocolli avessero adottato. Il dottore mi ha spiegato che innanzitutto a tutti i pazienti viene provata la temperatura, vengono fatti degli esami specifici e viene verificato in caso ci siano dei sospetti, si può fare una tomografia presso la loro clinica, tomografie ai polmoni. I pazienti che non dovessero eventualmente
poter sottoporsi a questo tipo di test non saranno ammesse ad avere la chirurgia. Per quanto riguarda tutti i membri dello staff del dottore vengono regolarmente testati. Per quanto riguarda invece le sale operatorie, i processi di sterilizzazione in accordo con quelle che sono le disposizioni del Ministero della Sanità turco, la sterilizzazione viene fatta e viene utilizzata la lampade a luce ultravioletta, quindi raggi UVC, che come sappiamo sono in grado di debellare il virus del Covid-19. E praticamente la luce ultravioletta viene mantenuta nelle sale operatorie tutta la notte. Ok, thank you for Okay. your answer. Second question. We know that in your clinic you perform FUE air transplant. Which kind of punch do you use for the extraction? And we also know that you use a modified implanter to place the graft. Which are the advantages of this implanter? Why you use it? We use motorized punch, but with low velocity to make it as effective as manual punch. Also, we had a special implanter to insert the graft safely under the skin. With this specific Yaman implanter, hair follicles are taken from the upside or expert staff hands, and they are pushed under the skin with the help of slice mark. The hair follicle are replaced under the skin without being touched by skin or forceps. This implanted prevents any possible trauma and damage on hair roots, which are arising from crush or smash and incidental mistake are made by professional staff. Perfetto. I'm gonna translate for our viewers. Ho chiesto al dottore che tipo di punch utilizzasse per le estrazioni. Il dottore mi ha spiegato che utilizza un punch motorizzato, ma la velocità di questo punch è comunque molto bassa e questo permette di avere una sensibilità simile a quella del punch manuale. Quindi questa è una cosa importante. E avendo velocità bassa, poi sappiamo tutti che il punch non si surriscalda e quindi non può danneggiare l'unità. Per quanto riguarda invece l'implanter, si tratta di un implanter che il dottore utilizza per effettuare l'innesto delle unità follicolari. È un implanter modificato per questa attività e è un implanter che permette di innestare le unità follicolari in tutta sicurezza. E soprattutto senza che ci sia il rischio di rompere o danneggiare le unità follicolari nel momento in cui queste vengono innestate. Tutte le fasi, quindi il caricamento dell'implante e tutte le altre fasi, sono svolte da personale altamente specializzato che si dedica solo a questo, quindi sto sicuro la miglior ricrescita. Ok, thank you. The next question is what's the maximum number of grafts that you can place in one session, in one surgery. The maximum graft number is about 5,000, but I personally prefer less than this because for the hair growth suggest and for the donor damage. But we can about 5,000 graft for one session. It will be in 2 days on one single day. One single day. One single day. Ok, ho chiesto al dottore quale fosse il numero massimo di unità follicolari che è in grado di innestare in un giorno e il dottore mi ha spiegato che solitamente 5.000 unità follicolari al massimo, anche se il dottore preferisce avere dei numeri minori perché
per garantire una migliore ricrescita. Quindi in alcuni casi si può arrivare fino a 5.000 unità follicolari in una sola sessione. Ok, next question is about body hair. Do you use body hair from beard or chest for the scalp for hair transplantation? We just use beard for donor because we can get better result compared to other body hair. Hair growth rate is higher as well from beard donor, beard hair. Okay. Don't use another body hair. Ok, no del body hair. Ok, ho chiesto al dottore cosa ne pensasse del body hair, se lo utilizza presso la sua clinica per il trapianto. Il dottore mi ha detto che utilizza la barba, quindi utilizza la barba nella zona prelevata qua sotto per innestare sullo scalpo. Preferisce utilizzare questa area donatrice perché la barba ha tassi di ricrescita più alti rispetto a tutte le altre zone del corpo, quindi è l'unica area di peli del corpo che il dottore utilizza per il trapianto. Ok, next question. You know that you perform beard and mustache reconstruction at your clinic. In the We post-op. perform. It's okay. Yeah. We perform Yeah, here and must. in the post-op instruction, which are the most important? Okay. Yes, we perform beard and mustache transplant, also eyebrow transplant. We recommend our patient to use sulfamethylene and biotin complex or and finasteride 1 mg as much as they can. Okay, sorry, I didn't understand. You recommend biotin? Sulfamethylene and biotin complex and finasteride 1 mg per day as much as they can. Okay, but no, my question is the post-op instruction for patients who have a beard transplantation. So when you restore the beard. I don't understand your question. Right. Especially, repeat please, repeat Yeah. last question. Yeah. Instruction for Yeah. after the beard Let's operation. say I'm a patient and you transplant my beard and my mustache. So with the post-op instruction, what I have to do and what I don't have to do. There is a similar process to recipient area. They don't cut early and they will be careful little more, but not another one. Okay, so when can I shave after a beard hair transplantation? It will be shaved after 1 month, enough, I think. Ok, perfetto. Ho chiesto al dottore se facessero trapianto di barba e baffi presso la sua clinica e quali fossero le istruzioni post-operatorie. Il dottore mi ha spiegato che effettuano questo tipo di intervento. Le istruzioni post-operatorie sono molto simili a quelle per il trapianto di capelli, quindi bisogna stare attenti e non effettuare la rasatura della barba prima di che sia passato un mese dall'intervento. Questa è una cosa importante. Ok, next question is, what's the maximum density that you can achieve in terms of graft per square centimeter? Yeah, you know that especially Italian want it very dense. I know. It depends on the donor and recipient area. If the donor and recipient area are available, we can achieve 55 graft per square centimeter. That mean 100 or 130 hair for
1 centimeter square, I think his density is flat. Good. Okay. It's okay for me. If there are big area, yeah, you have to use less. Yeah. Ho chiesto al dottore quale fosse la massima densità in termini di graf per centimetro quadro che può essere ottenuta. Il dottore mi ha spiegato che ovviamente dipende dalle dimensioni dell'area ricevente, dell'area donante, dalle caratteristiche del paziente. Solitamente in un paziente con caratteristiche ottimali e con una zona da trattare limitata si possono raggiungere densità di 55 unità follicolari per centimetro quadro, che corrispondono più o meno a 120-130 capelli per centimetro quadrato. Ovviamente questi sono casi selezionati. Se un paziente ha un'area molto, molto estesa, non si potrà adottare una densità così alta, ma si dovrà distribuire un po' di più i prelievi. Ok, next question is, do you accept very young patients, let's say less than 20, 20, 22 years old, or there is a minimum age to undergo a surgery? Actually, we don't operate too much patient under 22, but I remember that I operated a patient who lost all their recipient eye hairs on their early age, but sometimes they want a little bit for temple side, but usually I say you should wait because not good idea for early age. Ho chiesto al dottore se accettasse pazienti molto giovani, meno di 20-22 anni, o se ci fosse una minima età per operarsi. Il dottore mi ha spiegato che anche qui dipende dalle situazioni. Spesso ci sono dei pazienti che vogliono solo ritoccare leggermente le stempiature, ma sono molto giovani. In quei casi il dottore preferisce dire al paziente di aspettare prima di sottoporsi a un intervento, perché la giovane età può costituire un pericolo nel futuro. So next question is about women. We know that sometimes also women are affected by baldness. What strategy do you adopt for hair transplantation in women? Do you accept them? There are some problems. Well, you are right. There are some problems. We just accept female patients who have enough donors. Also, there is a problem. Most female patients don't want to shave all hair. We just cut a small area to get the grafts. That's why a limited amount of grafts can be extracted. If there is enough donor, I make it. Okay, so depends on the donor. Yeah, it depends on the. Ok, ho chiesto al dottore, sappiamo che anche le donne sono spesso, purtroppo, possono avere dei problemi di calvizie. Gli ho chiesto quale strategia adottasse per le donne, quali fossero le difficoltà. Il dottore mi ha spiegato che nelle donne tutto dipende sempre da quella che sono le caratteristiche dell'area donante. E un altro problema è spesso che le donne non vogliono rasare tutta l'area ricevente, quindi quello che lui suggerisce è di valutare caso per caso e solo se l'area donante è buona e la persona soffre di calvizie androgenetica, la donna soffre di calvizie androgenetica, si può intervenire, altrimenti è meglio studiare altre soluzioni. And so, next question is, what's your position on the drug treatment with finasteride? Do you recommend it to your patient? Or do you think that there are some better solution or alternatives?
But Fransa is known as the best solution. But we have another multivitamin mixture called Capillus, which is as effective as Prasite. We recommend this mixture to our patients who don't want to use Prasite. Basically, it contains sulfamethyl and biotin. Prasite most important treatment, especially for hair loss. Ok, ho chiesto al dottore quale fosse la sua posizione riguardo al trattamento con finasteride, se lo consiglia ai suoi pazienti o se pensa che ci siano delle migliori alternative. Il dottore mi ha spiegato che la finasteride è sicuramente la migliore opzione per preservare i propri capelli, ma che in quei pazienti che non vogliono prenderla ci sono delle alternative, hanno un loro multivitaminico che suggeriscono a tutti i pazienti e che ha un'ottima efficacia. È importante, se non si può seguire una terapia di questo tipo, considerare anche l'opzione del sopalmetto o della biotina ad alto dosaggio. Ok, next question is which stages of the surgery do you perform personally and which are delegated to your assistant? And how do you select your staff members? What kind of training they have before they start doing the operation? There are three major steps of surgery, which are incision, channel step, and extraction step, and implantation step. Incision step is first step of my operation and important step for hair direction and density. It's performed by myself, and we make limited patient every day, max three patient. Extraction is performed by our extraction experts. Then implantation is performed by our team, supervised by me. Each member is specialist with one step of operation. Also another question. We use, we use our special technique. Yaman implanter little different another implanter technique. That's why I have to teach them. First, they have to have nurses certificate, and assistants can make operation after 2 years of training. That's important. Ok, I'm gonna translate. Ho chiesto al dottore quale fase della chirurgia esegue personalmente e quale delega ad assistenti, come sono selezionati i membri dello staff e che tipo di preparazione devono avere prima che inizino a trattare sui pazienti. Il dottore mi ha spiegato che ci sono tre fasi essenziali della chirurgia, che sono quella di incisione, quella di innesto e quella di estrazione. Il dottore si occupa personalmente della fase di realizzazione delle incisioni, dove saranno poi innestati le unità follicolari. Questa è la fase più importante perché con le incisioni si determina l'angolo, la direzione e la densità. Quindi il dottore effettua personalmente le incisioni. Per quanto riguarda le estrazioni e gli innesti, queste vengono effettuate dai membri del suo staff che sono altamente specializzati in una specifica fase dell'intervento. Un membro dello staff deve avere per poter operare un paziente, deve avere un certificato di infermieristica e deve avere almeno 3 anni di esperienza nella clinica prima di poter trattare il paziente. Quindi questo è molto molto importante. Ok, next question is: some doctors claim that the hair transplant results are permanent, while other doctors think that that's not true.
What's your opinion on that? Well, I think it's permanent because this treatment has been done for a long time. We have observed the results are permanent. Even the patient have a little hair loss later on, but I think it's permanent and best treatment for hair loss. Ok, ho chiesto al dottore, alcuni medici chirurghi pensano che i risultati del trapianto di capelli siano permanenti, mentre altri ritengono che non lo siano. Qua, gli ho chiesto quale fosse la sua opinione. Il dottore mi ha spiegato che a suo avviso i risultati del trapianto sono permanenti perché le tecniche che si utilizzano esistono da molti anni e ovviamente se i risultati non fossero permanenti, molti pazienti ci contatterebbero dicendo che hanno perso i capelli trapiantati. Quindi quanto lui ha osservato è che i risultati sono permanenti. Molto spesso il paziente perde quelli che sono i suoi capelli indigeni e quindi può pensare di aver perso un po' di densità, quindi secondo il dottore sono permanenti. Next question is: why should a patient choose Dr. Rasulyaman Clinic for his hair transplant surgery? We have experience of years and operated thousands of patients. Our clinic one of the best and recommended clinic. Also, our successful rate is high. We always do our best for our patients. And also, we have three patients max every day, and I'm making incision every patient by myself, and I check until the I check until the finishes all patient, all my patient. Also, special modified micromotor with low velocity to not stress hair follicle and donor area. Also, we use implanter. This implanter prevents any possible trauma and damage. And I trust it very much. This is enough, I think. Ok, ho chiesto al dottore perché un paziente dovrebbe scegliere la sua clinica per sottoporsi al trapianto di capelli. Il dottore mi ha spiegato che innanzitutto una cosa importante da valutare è la sua esperienza, perché sono molti anni che lui svolge questo lavoro con passione e costanza. E mi ha spiegato che grazie alle loro innovazioni sia al punch di estrazione che è a bassa velocità e che non crea traumi nell'area donatrice, sia all'implanter che permette di avere dei tassi di ricrescita molto elevati, in cui lui crede molto in questo strumento che ha progettato personalmente. Questo gli permette di avere dei tassi di ricrescita e dei risultati ottimali. Un'altra cosa importante è che il dottore tratta solo tre pazienti al giorno massimo e per tutti i pazienti realizza lui stesso tutte le incisioni e li segue dall'inizio alla fine della chirurgia. Quindi ogni paziente, anche se sono in tre, ha tutta l'attenzione del dottore fino al termine della procedura. Moltissimi risultati. Che potete vedere sui vari forum, quindi queste sono le ragioni per cui scegliere il dottor Yama. Last question is: do you want to send a message to your former and future Italian patients? Yeah, well, I visit Italy regularly. I will be glad to meet
my former and future Italian patients. Yeah. We are always here to give them best service. Yeah. Yeah, I hope you can come back to Italy soon. Yeah. So ho chiesto al dottore se vuole condividere un messaggio con i pazienti futuri. Il dottore ha detto che spera di rivedervi presto, che a lui piace, sapete, venire in Italia per fare delle visite, dei consulti, quindi spera di poter ritornare presto in Italia e poter rivedere tutti voi. Okay, we finish with the question, but I have some question from our viewers. Okay. Yeah. If you want, we have if Andrea, you know Andrea. Andrea is here. Maybe he wants say something. Yeah, sure, sure. Yeah, come in. You can say hello. Hello, hello. Ok, abbiamo qui Andrea. Parliamo italiano. Eh? Yeah, yeah. Okay. Parliamo come stai? Italiano. Tutto bene, grazie. Abbiamo qua Andrea, che è il consulente ormai da molti anni del dottore. E prima di tutto, come stai, Andrea? E quali ti chiedo. Adesso che ci sono un po' di problemi con i viaggi, quali sono un po' le regole, quando si potrà venire in Turchia senza problemi, secondo te? Allora, sto bene, grazie. È una settimana praticamente che sto soggiornando in Turchia. Abbiamo avuto un po' di pazienti che però sono partiti prima del decreto che so in questi giorni essere emendato. Ovviamente ci siamo trovati, adesso ci ritroveremo, presumo, al ritorno in questi giorni con una formula differente da quella in cui siamo partiti. Quindi non sappiamo in effetti se in Italia siamo a rischio quarantena o meno. Da oggi o ieri non sappiamo bene, perché in Italia i decreti, tu sai meglio di me, prima si dicono e poi si ufficializzano, quindi non sappiamo se ci sarà sorpresa o meno, però cambiano molto spesso. In Turchia la situazione è molto molto sotto controllo, under control. Un'informazione importante questa. Esatto. Il dottore effettua automaticamente il COVID test, ok? Quindi test serologico, lo facciamo sia all'arrivo che il giorno della partenza, in modo tale da avere un feedback più vicino alla data di rientro. Ah, ok? Può essere di aiuto, può essere di aiuto per il paziente. Diciamo che linea di massima, i pazienti che vengono a fare, tutti i pazienti, parlo a livello generale, che vengono a fare trapianti di capelli, solitamente si prendono un tot di un periodo, diciamo, di riposo post intervento, che si aggira, diciamo, generalmente intorno ai 10-12 o 14 giorni. Perfetto. Quindi, diciamo, se si è a rischio quarantena, si rientra nel range, ok, del periodo di riposo con i giorni della quarantena. Perfetto. Più o meno, diciamo, adesso viaggiamo con questi dati alla mano, ok? Okay. Per ciò che sono le news che ci arrivano dall'Italia. Perfetto. Poi, una domanda dall'utenza per te, Andrea. Scusa? Una domanda dai nostri spettatori per te. Ci chiedono quando com'è l'assistenza quando una persona italiana che magari non parla bene inglese arriva ad operarsi con il dottore. Sì, noi abbiamo in clinica sempre presente un interprete per ogni, diciamo, lingua e paese che trattiamo nel mondo. Quindi andiamo dall'inglese al portoghese al spagnolo, se non addirittura al russo, tedesco, francese. Okay. Ok, quindi siamo, diciamo, coperti da questo punto di vista.
L'interprete sostanzialmente ha questa funzione, quella di seguire il paziente in tutto il suo percorso che avverrà nella nostra clinica e di assistere proprio il paziente per tutte quelle che possono essere le esigenze che poi strada facendo il paziente può avere. O difficoltà, chiamiamole così, tra virgolette, difficoltà che il paziente può avere, appunto, tra cui magari il problema della comunicazione, che Ok, non è poco. no, no, no. Dottore, se posso dire una cosa sul dottore, il dottore è molto, 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 tra virgolette, il paziente, anche lui, però nell'altro verso, ed è sempre veramente molto disponibile. Quindi dal punto di vista umano si ha già una sensazione molto familiare dal momento in cui si mette piedi nella nostra clinica. Sì, certo, questa è una cosa importante. Questa atmosfera molto molto familiare. La cosa importante, mi preme anche sottolineare la cosa che ha spiegato il dottore, che a differenza magari di altre cliniche in Turchia, presso la vostra si operano solo un massimo di 3 pazienti al giorno e il dottore Grazie. per tutti questi pazienti effettua, personalmente le incisioni. Questo mi sembra, e le segue fino alla fine del percorso. Mi sembra una cosa importante che vi Beh, io direi differenzia. che è importante e, tra virgolette, buttiamoci dentro anche un fondamentale perché non è da poco avere la figura principale del chirurgo che dall'inizio alla fine è presente per tutto l'arco operatorio. E non solo poi dal punto di vista esecutivo, ma dal punto di vista del controllo finale poi. E non ti Esatto. nascondo che ho assistito ad alcuni casi dove il dottore, dopo 7/8, 9 ore di intervento, con la lente di ingrandimento è andato a fare il check finale e ha ritenuto opportuno prelevare ulteriore 100 graft. Per andare a completare magari quella linea del temporale che secondo lui non rispettava la linea originale fatta prima dell'intervento. Questo è molto, molto etico e molto, molto interessante. No, dicendo semplicemente la verità, non nascondo nulla. E questo, Andrea, diciamo, è un'altra domanda il mio obiettivo. dall'utenza. Alcuni utenti mi stanno chiedendo, scusi un attimo, ah sì, nel post operatorio, quando poi ritornano in Italia, come viene seguito il paziente? Quindi se fate dei follow-up. Dal punto di vista del post-operatorio, ci sono io, ovviamente come figura principale, per seguire i pazienti, che hanno bisogno magari delle indicazioni o comunque non hanno percepito bene le indicazioni che noi lasciamo comunque anche scritte, dove loro possono leggere e studiare. Però tante volte il paziente non ha voglia di leggersi le indicazioni e quindi magari le trova un po' anche noiose e quindi preferisce avere un contatto diretto e spesso e volentieri mi chiamano per aggiustare, come si dice, il tiro e capire magari quali sono i prodotti da usare, in che modo usarli, con quale frequenza e poi ovviamente lo dico tranquillamente, se ho alcune domande che reputo non poter dare risposta, ovviamente mi appoggio ai consigli del dottore, live, si può dire quasi live, e il dottore poi mi dirà quale soluzione adottare per il Ok, paziente. doctor, one question for you. There is a patient that said he is a smoker. Does it mean to stop smoking after surgery or before? Smoke very big problem for the situation. They stopped before 1 month because and then they don't smoke Preferibili, almost preferibili. 3 or 4 months after Formula? operation. Yeah, because smoke very important. Yeah. Yeah.
they affected small blending, and that is very important for this situation. Okay, rispondo al paziente. Post operation, 3 or 4 months, they forget, they must forget 4 or 5 months cigarette. Okay. Okay. So no smoking. Ok, ho chiesto al dottore, ho risposto alla domanda del paziente che ci chiedeva per quanto riguarda il fumo, e il dottore ha detto che il fumo affetta quella che è la microcircolazione, quindi nello scalpo, quindi è meglio smettere un mese prima della chirurgia e non ricominciare, se possibile, almeno per 3-4 mesi dopo l'intervento, almeno fino a quando i capelli non stanno iniziando a ricrescere. Andrea, c'è qualcos'altro che vorresti aggiungere o dire ai nostri... No, le grandi multinazionali produttrici di tabacco saranno contente ovviamente di questa risposta. Esatto, no, sì. Io da ex fumatore ovviamente posso solo che consigliare di non fumare, a prescindere dal discorso del trapianto, però nel caso specifico, come dice il dottore, anche per gli effetti di una guarigione migliore, il fumo è controindicato, ovviamente. Ok, un'ultima domanda, sempre all'utenza, poi credo che il nostro tempo è esaurito. È una domanda un po' cattivella, devo dire. Chiedono in caso dopo il primo intervento il risultato non sia del tutto soddisfacente, come si comporta il dottore, se fa un piccolo touch up o comunque vuole vedere il paziente e poi si decide assieme. Allora, diciamo che il dottore solitamente con una frequenza di 3, 4, se non addirittura 5 volte l'anno è in Italia. Quindi parallelamente al percorso che un utente o un paziente può fare dopo l'intervento, ha modo di incontrare il dottore, diciamo, nell'anno solare post intervento almeno 3 volte. Tre volte. Quindi in quelle 3 fasi possiamo, diciamo, prendere e mostrare, il paziente può mostrare al dottore qual è l'evoluzione del trapianto. Qualora il trapianto non fosse soddisfacente, il dottore provvederà a una repair, ok? Se non addirittura a un infoltimento nel caso in cui fosse insoddisfacente, ovviamente a nostre spese. Fortunatamente questi casi ne abbiamo avuti veramente, veramente, veramente pochi. Okay? Però tu sai meglio di me, Bola, che sono tanti anni che ti occupi di questa problematica, che non siamo un copia e incolla, noi esseri umani. Certo. Quindi ogni persona è un caso a sé stante, soggettivo, e il fatto che si possa avere un risultato non soddisfacente è da mettere in preventivo. Ovviamente cerchiamo di consigliare al paziente di adottare uno stile di vita quantomeno più salutare possibile. Certo. Se gli lasciamo discorso qua delle sigarette quantomeno. Certo. So che tu sei una persona molto, molto fitness, quindi ti chiedo proprio riguardo allo stile di vita, se hai qualche suggerimento per le persone che si sottopongono al trapianto per il post operatorio, quindi magari fare un po' più di sport, evitare certi... Sì, assolutamente sì, diciamo l'attività fisica è sempre comunque consigliata per il benessere del proprio corpo. Mens sana in corpore sano, come si dice, no? E adottare anche una, non deve essere una dieta restrittiva, cercare di mangiare bene, e poi come faccio io, solo una volta a settimana, il sabato sera, mi concedo ai vizi e ai bagordi, diciamo, del sabato sera, appunto. Quindi per me, diciamo, questo stile di vita che ho adottato mi ha dato. Poi ho la fortuna magari di chiedere spesso e volentieri consigli al dottore anche a livello personale, e quindi diciamo, ecco, mi reputo fortunato da questo punto di vista, ma vogliamo dare questa opportunità anche agli utenti del forum, che spero diventino nostri pazienti,
e di vederli presto qui nella nostra clinica. Va E di bene. vedere anche voi, so che avete il programma anche voi, il viaggio. Speriamo di possa venire. Come sai, io non sono in Italia, sono in Messico e qua la situazione è purtroppo seria. Lo Ok, so. abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione. So, Dr. Yaman, thank you very much again for your time and all your answers. We hope to see you soon in Italy or in another country. E Andrea, grazie anche a te per tutta l'assistenza e per aver partecipato a questo live, che vi ricordo Grazie a te, grazie a voi. ricordo a tutti quelli che ci stanno vedendo che potrete rivedere il live sulla nostra IGTV e sul nostro canale YouTube. Quindi grazie a tutti e arrivederci. Ciao. Sì, mi saluto. Bye bye. Ciao, ciao, grazie, ciao.